Ciao a tutti ragazzi e bentornati in una nuova casellina dell'avvento tra le righe. Io sono Naomi e la luce è un po' diversa oggi, probabilmente sarà così anche in due o tre altri video durante il mese perché ho dovuto riusare la ring light che non usavo dall'anno scorso perché giustamente io mi devo mettere a girare, sono le 3:30 e basta, la luce per oggi ha finito. Oggi parliamo del WooCall, un WooCall più lungo di quello che pensassi, cioè più lungo intendo come mesi. Perché io ero sicura di aver fatto un secondo WooCall durante l'anno, a parte quello che avevo fatto a inizio aprile, che copriva fino a marzo, però ho ricontrollato più volte e non me ne risultano altri, quindi o mi sono dimenticata di farlo o ho dato la precedenza semplicemente ad altre cose. Quindi niente, ho un po' di cose da farvi vedere, anche se meno di quanto potreste pensare, perché ci sono stati dei mesi in cui non ho comprato niente, quindi sono stata più brava. Partirei parlandovi di... Erano due o tre libri che ho comprato effettivamente dall'ultimo WooCall, ma nel frattempo ho fatto anche in tempo a darli via, quindi non ci sono più. Uno è Il piccolo amico di Donna Tartt, il mio primo libro di Donna Tartt, che è cioè, la sinossi lo fa quasi sembrare un mystery, ma vi avverto che non lo è. È ambientato in questa piccola cittadina dove il fratello della protagonista è scomparso. No, non è vero, non è scomparso. È stato trovato morto, impiccato a un albero quando lei era quasi una neonata. A un certo punto lei si mette in testa di voler capire che cosa è successo, però ecco, non è un thriller, non è un mystery, è una scusa per parlarti di questa comunità e delle dinamiche interne a questa comunità. Mi aspettavo qualcosina di più, questo è il motivo per cui l'ho dato via. Idem per Sabriel, è un fantasy di cui ho anche parlato nel frattempo, il primo di una serie fantasy sulla negromanzia, dove la protagonista deve salvare il padre. E ce n'era un altro che era Pastorale americana, bruttissima prima esperienza con Roth, che forse non lo so, forse non è semplicemente il mio autore, anche se al primo libro non lo possiamo dire. Andiamo avanti. Ti parlo di qualche libro di non fiction che ho recuperato negli ultimi mesi. Allora, uno è un libro che ho recuperato ad Amsterdam. Amsterdam? Sì, ad Amsterdam, mi pare, quest'estate. Ed è 50 Plants That Changed the Course of History, cioè 50 piante che hanno cambiato il corso della storia. Il nome spiega tutto. Ce ne sono altri, uno sugli animali e uno sulle tratte ferroviarie. Mi interessava l'argomento, dentro è molto bello, ci sono delle immagini, ci fanno degli accenni sia storici sia sulle proprietà di queste piante. Mi sembrava interessante e quindi l'ho comprato. Poi ho preso Specchio delle mie brame, La prigione della bellezza di Maura Gancitano. Anche qui il nome fa tutto. Mi interessava anche in questo caso l'argomento e dell'autrice non ho mai letto niente. Poi un libro che ho inserito nella mia wishlist perché ne parlava tantissimo la fondatrice di Acciobooks, sia sul profilo di Acciobooks che sul suo personale, ed è Le 5 ferite e come curarle. Rifiuto, abbandono, ingiustizia, umiliazione e tradimento. Secondo questo libro, lei è sempre stata molto vocale sul fatto che le fosse piaciuto tantissimo, secondo questo libro ci sono queste 5 ferite che però poi si riflettono anche sul nostro fisico. Secondo questo, a seconda del fisico della persona puoi capire qual è stato il suo trauma, il trauma che si porta dietro. Non so se ci credo o no, però sono curiosa di leggerlo. Poi, Mitologia degli alberi che ho preso a Ferrara e di Jacques Brosse, Dal giardino dell'Eden al legno della croce, anche questo un nome, un programma. Sono, non mi ricordo quante sezioni, ma parla del significato degli alberi, di alcuni tipi di alberi in alcune mitologie, in alcune religioni. Da quello che ho visto si concentra soprattutto sul mondo occidentale. Avrei voluto che avesse qualcosa anche sul mondo orientale, però insomma da qualche parte si deve iniziare, quindi ero curiosa di leggerlo. E l'altro è Curarsi con i libri, rimedi letterari per ogni malanno, di cui c'è stata questa riedizione, in realtà esisteva da un po' di tempo, però era tutta blu e aveva un'immagine in mezzo. Questa riedizione è veramente molto accattivante, fa sicuramente dell'avvicino e fa sicuramente il suo lavoro, tanto che mi ero fissata e l'ho preso. In modo anche scherzoso, vorrebbe consigliarti, a seconda di alcuni malanni, di alcuni problemini, tipo, non so, vi leggo da qua, creatività o perdita della creatività, sindrome del crepacuore. Mi ricordo che ce n'era uno che diceva essere sfortunati a pesca, quindi insomma ce ne sono alcuni un po' più seri e alcuni un po' più scherzosi. Cambiare lavoro, misantropia, voglia di mollare tutto,
attacchi di panico, questo è un po' più serio, insomma, per ognuno ti consiglia un libro e mi sembrava molto interessante. Tra l'altro, per invogliarmi a riprenderlo in mano, perché questo è uno di quei libri che compri e poi non lo tocchi più, perché è un libro un po' da consultazione, da prendere ogni tanto. Pensavo di farne magari un video per provare qualcuno e vedere se effettivamente funziona, però ottima riedizione, questo così si fa per vendere i libri. Poi adesso possiamo parlare effettivamente della fiction. Avete notato che non sto andando in ordine di mese come al solito? Ho fatto un modo un po' diverso stavolta. Allora, due libri di Chekhov che ho recuperato. Allora, Elden Race, di cui parlerò, se non ve ne ho già parlato, non so quale video uscirà prima, nel video quello sui Hugo Awards. E Shard of Earth, nel frattempo questo è uscito anche in italiano, si chiama Frammenti della Terra. Questo è uno standalone ambientato su questo mondo dove ci sono forse dei demoni, si pensa che siano dei demoni, e la principessa di questo regno, uno dei regni che ci sono su questo pianeta, si rivolge a questo mago per farsi aiutare, solo che lui non è un mago, è un antropologo proveniente da un altro pianeta, pianeta che è molto più sviluppato tecnologicamente rispetto a loro. Quello che loro prendono per magia in realtà è tecnologia, c'è questo crossover di magia e scienza molto bello. Shards of Earth, Frammenti della Terra, invece è il primo di una serie, non so quanti debbano essere, in cui queste creature chiamate architetti hanno cominciato a distruggere i pianeti, non si sa chi siano, da dove vengano e perché lo stiano facendo, ma una bambina, una ragazzina in uno dei primi attacchi è riuscita a mettersi in contatto telepatico con uno di questi architetti e a mandarlo via. Quindi da allora è nato un programma scientifico che cerca di ricreare questo e di creare altre persone come lei. Molto figo come concetto, nel frattempo l'ho letto, molto bello, ma vi ho detto diverse volte, Chekhovsky è uno dei miei autori sicuri. Ho recuperato anche i primi 4 volumi, che adesso alcuni saranno a rovescio, dovrebbe essere così, i primi 4 libri della serie di Sandman, quando era uscita la serie. Poi in realtà non era necessario leggerne 4 perché la prima serie copre fino al secondo volume, però insomma volevo iniziarlo. Credo che si chieda di che cosa si tratta, quindi non ci soffermiamo. Comunque questa è una serie ormai leggendaria nelle graphic novel, quindi era un po' che volevo recuperarla e con la storia della serie finalmente ce l'ho fatta. Qualche libro un po' più classico che ho recuperato, classici di vari generi, però. Allora, ho recuperato Uomini e Topi, il mio primo libro di Steinbeck, super successo, l'ho letto con un gruppo di lettura, brevissimo ma potentissimo. Sicuramente leggerò altro di suo. Poi ho recuperato, questo non l'ho ancora letto, Il Dottor Zhivago di Boris Pasternak, che devo leggere con un gruppo di lettura e lo inizierò questo mese, poi andiamo fino a gennaio, ci siamo un po' allungati con i tempi perché appunto è molto lungo. Preso un po' a scatola chiusa perché era nel gruppo di lettura, non so neanche di che cosa parli. E poi Dracula, ho fatto un vlog solo su Dracula, classicone della letteratura gotica, su Dracula, quindi non credo che ci sia altro da dire, comunque magari recuperatevi il vlog, e nel frattempo ne ho parlato anche nel wrap-up di settembre e ottobre, quindi ne abbiamo già parlato. Mentre andando su due classici della fantascienza, La mano sinistra del buio e I reietti dell'altro pianeta di Ursula Le Guin. La mano sinistra del buio è ambientato su questo pianeta dove il nostro protagonista va perché lui è un rappresentante di questa unione di pianeti e vorrebbero che questo nuovo pianeta, che si chiama Inverno, mi pare, insomma, vuole convincerli a unirsi a loro. I reietti dell'altro pianeta invece parla di questi due pianeti vicini perché sono eliminati dallo stesso sole, dice la sinossi, però non credo siano in guerra, ma parla del fatto che c'è una barriera ideologica tra di loro, per cui non vanno d'accordo. A un certo punto un abitante di uno dei due pianeti decide di dedicare la sua vita ad abbattere questa barriera tra due pianeti e far fare loro pace. Questo ancora non l'ho letto, questo sì. Seguiti di libri invece, ho preso il secondo volume di Dormire in un mare di stelle, in realtà è la parte 1 e 2 sono lo stesso libro, però in italiano sono stati divisi in due. Parla di questa scienziata che a un certo punto entra in contatto con una forma di vita extraterrestre e questo apre le porte al contatto con una nuova specie, possibilmente magari anche pericolosa. Si unisce a questo gruppo di viaggiatori spaziali, uno di quelli dove c'è la crew della nave, e lei si unisce a loro e partono all'avventura. Io ho letto la prima parte e ho recuperato la seconda. Poi,
come si chiama, Il campione delle ere di Brandon Sanderson. Questo in realtà mi è stato regalato per il compleanno. È il terzo libro della prima saga di Mistborn, è molto ciccioso, motivo per cui sto aspettando un momento in cui avere la pazienza di leggere qualcosa di un po' più grosso, ma anche perché ho paura che finisca male, ho paura di soffrire alla fine, però è anche vero che per andare avanti devo leggermelo per forza. Comunque gli altri due mi hanno piaciuti tanto, quindi sicuramente arriverà il suo momento. Across the Greengrass Fields di Shannon Maguire, anche di questo vi avrò parlato nel video, o vi parlerò nel video degli Hugo Awards. Fa parte della serie Wayward Children, Portal Fantasies. Ci sono alcuni libri che hanno un filo conduttore dove si parla delle vicende di questi ragazzi una volta tornati, cioè parliamo di ragazzi che sono stati in altri universi e poi sono tornati indietro. I libri dispari hanno un filo conduttore e parlano di quello che succede a questi ragazzi dopo. Mentre i libri pari sono autoconclusivi, si possono leggere anche separatamente e non in un particolare ordine, e parla di alcune di queste avventure in questi universi. Il caso Agatha Christie di Nina De Grammont, autoconclusivo giallo che racconta di una parte della vita della Christie di cui non si sa molto. Non so se sapete che nel 1926, sia a dicembre del 1926, la Christie scomparve per 11 o 13 giorni. Non si sa niente di cosa sia successo in quel periodo perché lei non ha mai raccontato. Le è stata in realtà diagnosticata una amnesia, quindi pare che effettivamente lei non ricordi, e visto che tanto si può ricamare su quel periodo perché non si sa niente, l'autrice, ovviamente inventando tutto, ci racconta un po' quello che è successo in quei giorni, ma dal punto di vista dell'amante del marito della Christie. Sto nel frattempo letto come giallo più leggerino, quasi giallo estivo, secondo me è valido. Poi Master of Sorrows di Justin Cole, di questo anche vi ho già parlato, è il primo di una serie fantasy che dovrebbe essere anche piuttosto lunga. Parla di questo ragazzo che è nato senza una mano, problema, lui vive in questa società in cui le persone o menomate o nate con delle malformazioni o con delle che sono state sfigurate, che sia o persone nate così o che lo sono diventate dopo, sono secondo questa religione i seguaci della divinità cattiva, e quindi lui cerca di nascondere questa cosa con l'aiuto di questo sacerdote che lo ha cresciuto. Poi immagino che le cose si evolveranno perché libri, immagino che metta un po' di, mi si vede anche la pila di libri, fa niente, che devo mettere un po' di carne al fuoco per arrivare a 10 libri, perché mi pare siano 10. Poi La città tra le nuvole di Anthony Doerr, è un libro un po' alla Cloud Atlas da quello che ho capito, perché ci sono diverse storie, in realtà hanno un punto in comune, cioè che sono ambientate tutte a Istanbul, ma in diversi periodi, quindi uno nel 1453, uno è 10 secoli dopo nel 2020 e uno ambientato invece nel futuro, tre piani temporali. E quindi in questo caso rispetto a Cloud Atlas il collegamento è più esplicito, però mi piaceva questa struttura e quindi l'ho recuperato, ma non l'ho ancora letto. Poi Primo Comando, serie storica, il primo di una serie che deve essere lunghissima, perché non so se vi ricordo bene, sono tipo 20 libri. È ambientato nel XIX secolo ed è una sorta di avventura per mare. Da questo è stato tratto, non so se dal primo o da più di uno perché non so quanto copra, comunque è stato tratto un film che si chiama Master and Commander, che io però ancora non ho visto appositamente perché prima volevo rileggermi almeno i primi della serie, devo ancora capire quanto copra il film. Palazzo di Sangue di Jane Hur, un libro storico ambientato nella Corea del 1700, dove c'è questa ragazza che vuole diventare un medico ma non può perché all'epoca non si poteva, però riesce a diventare infermiera di corte. A un certo punto cominciano a morire delle persone e i sospetti ricadono su una sua amica, ma lei è convinta che non sia stata lei, quindi penso che sia quasi anche un giallo barra thriller ad ambientazione storica, e mi pare dicesse che è tratto da una storia vera o comunque romanzando fatti realmente accaduti, immagino si riferisca agli omicidi. Poi La leggenda del cacciatore di acque di Jin Yong, il primo di una serie ambientata nella Cina del 1000
200 e parla di questo ragazzo che è stato cresciuto da Gengis Khan. Non so molto altro, cioè ovviamente ho letto la trama quando ho comprato il libro, però non mi ricordo bene, non voglio farmi troppi spoiler, preferisco a questo punto sapere solo questo e godermi la scoperta. Comunque mi interessava e quindi lo leggerò. E l'ultimo di questo video, Trust di Hernán Díaz, di cui ho sentito parlare in un video di Ilenia Zodiaco. Tra l'altro è stato candidato, credo, nella sezione romanzo storico, se non ricordo male, nei Goodreads Choice Award del 2022. Questo parla di un finanziere ricchissimo che a seguito della pubblicazione di un libro su di lui decide praticamente di raccontare la verità e assume questa giornalista per scrivere praticamente la sua versione della storia. Però è uno di quelli, c'era un libro che aveva un po' questa struttura che avevo letto, non mi ricordo bene, praticamente diviso in quattro parti mi pare, di cui uno forse è stato del libro che è uscito, uno è la versione di lui, uno è forse le lettere o il diario della moglie e insomma ci sono varie versioni, ognuno da un punto di vista diverso sulla stessa questione. E con questo abbiamo finito, questi sono tutti i libri che ho recuperato praticamente da aprile in poi. Non l'ho detto prima, ma lo faccio adesso nonostante non sia finito il mese, perché poi sarebbe mia intenzione fare a gennaio un video sulle cose che mi sono arrivate a Natale, sia sui autoregali che sui regali, e quindi ci saranno anche i libri, e non ho intenzione di comprare altri libri fino a Natale, quindi so che questi sono effettivamente tutti i libri che prenderò fino alla fine di dicembre, a parte quelli che mi regalerò a Natale. Mi sa che questi così sembrano tanti, ma considerando che il periodo di tempo è lungo poteva andare decisamente peggio. Fatemi sapere come è andata a voi, se siete dati alla pazza gioia, se siete riusciti a trattenervi. In ogni caso, per qualsiasi cosa ci sentiamo sotto nei commenti, fatemi sapere come sta andando questa prima parte dell'avvento tra le righe e se magari c'è qualcosa in particolare che vorreste vedere in questi video, perché ok, io in realtà ho già programmato bene o male i video, ma sono ancora in tempo a fare delle sostituzioni e se c'è qualcosa che mi viene richiesto in maniera particolare. Quindi grazie ancora di essere stati con me, vi mando un grosso bacione e vi do appuntamento domani alla prossima casellina. Ciao ciao!